Palio dei Castelli, 39esima edizione, per noi è ovviamente motivo di soddisfazione, soprattutto perché andiamo verso la 40esima edizione del Palio, che coinciderà con Expo 2015, vetrina per tutto il territorio e anche per Castiglione Olona, che sarà inserita da Regione Lombardia e Palio dei Castelli nello specifico nel palinsesto degli eventi sul territorio regionale durante Expo. E quindi i miei ovviamente complimenti vanno alla Proloco, all'Agenzia del Turismo, alla provincia di Varese, a tutti quelli che ci danno una mano per la migliore realizzazione dell'evento. Tema storico del Palio di quest'anno, 39esima edizione del Palio dei Castelli, rappresenta una parte della storia di Castiglione Olona, come ogni anno viene raccontata attraverso il Palio una parte appunto della nostra storia. Quest'anno abbiamo scelto in particolare un avvenimento del 1431. L'imperatore Sigismondo d'Ungheria si reca a Milano e alla presenza del cardinale Branda Castiglioni viene incoronato re d'Italia. Il cardinale era molto amico dell'imperatore Sigismondo, tanto che lui lo definì amico carissimo, e nelle cronache del tempo possiamo trovare questa definizione proprio fatta dall'imperatore. A questo proposito abbiamo scelto per il palio un tema che tratti l'amicizia. L'amicizia che viene rappresentata dai rioni che portano i doni all'imperatore attraverso i figuranti del palio, e ogni dono rappresenta un simbolo dell'amicizia. Quindi, per raccontare questo tema storico, abbiamo scelto proprio di poter unire tutti quanti insieme, tutti quanti i rioni, per in amicizia portare dei doni all'imperatore. E poi, perché in amicizia si deve svolgere il palio, in amicizia si devono svolgere le competizioni del palio, e in amicizia ci si deve trovare tutti insieme per godere di questo avvenimento. E a questo proposito invito tutti quanti coloro che ci seguono a venire al Palio e a divertirsi insieme a noi. Grazie.